Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video su Animal Crossing New Leaf. Direi finalmente. Eh sì, perché è più di un mese, non riesco a ricordare neanche quanto tempo che non ci gioco. Spero che non siano successi guai ed è proprio quello che voglio andare a vedere oggi insieme a voi. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni. Anzi, non proprio le solite, perché devo dirvi anche qualcosa di nuovo. Ovvero che il giorno 12 maggio, cioè tra pochissimo, inizierà la mia serie live di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ho già creato la playlist, è tutto pronto. E vi chiedo di supportare questa nuova serie, che ha tutti i presupposti per essere stupenda. Le solite cose invece sono: lasciate un commento e un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E ricordatevi che è abbonandovi al canale potete ottenere dei vantaggi esclusivi ed entrare a far parte ufficialmente del nostro branco. Ok, adesso, visto che la musica mi sta dando anche fastidio, direi che possiamo iniziare. Continuiamo la nostra partita come il sindaco Elfius, ovviamente. Sindaco un po' negligente, ragazzi, perché penso che troveremo dei disastri. È da troppo tempo che non gioco a questo gioco. Andiamo a vedere che succede. Buongiorno, sindaco Elfius. Attualmente a Prugna, si chiama così l'isola, anzi la città, neanche me lo ricordavo. Sono le 11 di domenica 7, che è la verità una volta tanto. Cominciamo? Sì, dai. Mi metto subito al lavoro. Ok, preparazione della tua città in corso. Preparazione dei disastri. Ecco, ora è tutto a posto. Ora che ci penso, è passata una vita dalla tua ultima visita. Nel frattempo ho preso io il tuo posto e ho fatto del mio meglio, spero che non ti dispiaccia. Ora che sei tornato, divertiti. Ok. Chissà se ha veramente fatto qualcosa. Ne dubito fortemente. Oh, sonno. Sonno, ma non ho nessuna strana capigliatura, a quanto pare. I comandi si sono un po' rincitrulliti. Ah, ok, sì, sono stato io che li ho settati male. Adesso li aggiusto un attimo al volo. Non mi funzionava neanche più il pad, figuratevi. Ok, dovrei averlo sistemato. Ok, quindi adesso posso camminare perlomeno. Vediamo se mi funzionano tutte le altre cose. Sì, dovrebbero funzionare. Ok, ho degli oggetti a quanto pare. Sì, funziona. Questo? Ok, e il menu? Bene, funziona. Che cosa ho qua dentro? Ho degli insetti da consegnare, credo. Ho da vendere. Adesso ci andiamo un attimo a rendere conto di tutto. C'è della gente che va e che viene, che io ormai non conosco più nessuno in questo posto. Vediamo chi è che è venuto a trovarmi. Potrei... Credo di poter vedere gli abitanti in qualche modo. No, non credo proprio. Iniziative cittadine, neanche me le ricordavo. Chi c'è qua? Marianna! Mariannissima! Vabbè, non mi ricordo e non so chi sia Marianna. Poi scopriremo quali sono gli abitanti che sono venuti. Proviamo ad andare al museo a consegnare gli insetti che ho nell'inventario. Il museo dovrebbe essere nella parte superiore. Non mi ricordo niente di questo gioco, ragazzi. Sarebbe bello fare qualche iniziativa cittadina. Ma questo Porcus me lo ricordo, però. È cambiata anche la stagione, quindi credo che siano cambiati anche gli insetti. Potrebbe essere una cosa carina da fare, catturare i nuovi insetti di questa stagione estiva. Se questi insetti sono nuovi oppure no, potrebbe anche darsi il caso che non lo siano. Caricamento infinitus. C'è Gennaro! Ah, questo Gennaro qua me lo ricordo. È il fratello di Fuffi e credo che serva per andare fuori dalla città. Devo provare a fare vista a qualche città vicina. Devo provarci. Non ho idea di come si faccia. Lo proveremo magari in un nuovo video. Ci faccio un tentativo, ammesso che si possa fare. Ehi, signore. Oh, svegliarsi, per favore. Chi è? Tanti gufi. Benvenuto. Posso esserti d'aiuto? Donazione. Benissimo, cosa pensavi di donare? Ok, tutti insetti nuovi, belli. Coleottero arcobaleno, pure difficile da trovare. Morfo blu, maggioligno e un dente di canide. Dove ho trovato il dente di cane? Vuoi vedere che mi sono tuffato in mare e neanche me lo ricordo. Potrebbe darsi. O l'ho trovato sulla spiaggia, forse. Boh, non mi ricordo.
Vedo che ho portato diverse cosette. Diamo subito un'occhiata a cos'hai di bello. Sì, proprio. Se proprio insisti, accetteremo queste donazioni. Non preoccuparti, lascia fare a me, ci penso. Yeah, yeah. Preparerò uno spazio appropriato quanto prima. Grazie, grazie a lei. Ancora bisogno del mio aiuto? No, credo di non avere fossili da dargli. Vediamo, non mi ricordo. No, non ho fossili, non ho niente. Ok, ora dovrei andare a comprare qualcosa al negozio. Se avessi il danaro. Quanto danaro? Vediamo. 9.000 soldi. Vediamo, potrei comprare qualcosa. Vediamo. Immonuk, no. Qua, vediamo. Chissà se posso catturare gli uccellini. È sempre stato un mio desiderio nascosto, ma non credo di poterli prendere nel retino. Salve Peppino, benvenuto, vieni. Soldi. Ladro. La pala ce l'ho già, vero? Sì, credo di averla già. Questa cos'è? Una carta da imballaggio e biscotto della fortuna. Questa sembra roba un bel po' costosa. Una sedia di 1.400 soldi, va bene. Devo fare gli acquisti al negozio, ragazzi. Perché una volta fatto una serie di acquisti al negozio, dovrebbe sbloccarsi la crescita di sto negozio, che è piccolo da troppo tempo. Vorrei farlo crescere. E quello che mi serve di comprare sono proprio queste cose qua. Ok, il biscotto della fortuna non influisce. Due monete di gioco. Non lo so. No. La carta per le lettere, queste sciocchezze qua non credo che mi debbano interessare. Grazie, grazie. Mi sei fatto anche i soldi quotidiani. Devo un po' spendere di più, ragazzi, perché è spendendo che posso ampliare il negozio. C'è ancora una baracca con 7 R. Vediamo pure Ago e Filuz che cosa offrono. Fiocchetti e maglietti, a quanto pare. Da un lato fiocchetti, dall'altro maglietti. Vediamo un po'. Fiocchetti, maglietti. Orridi. Benvenuto. Sì, uniche e inimitabili. Vediamo se faccio amicizia con Filumena. Ho da fare. Qui ci sono sempre le solite foto di Ago e Filo, ragazzi. Uguale, uguale a New Horizons questa cosa. Pantaloni. Magliette orribili. Una camicia. Vabbè, giusto per spendere una cosa di soldi. Una camicia bianca, ti interessa? Va bene. Ah, questi sono modelli. Ah, vabbè. Tanto non ne ho di modelli. Dove puoi conservarlo? Motivo per indumenti vuoto. Mettiamolo qua, che ne so. Mi sembra vuoto quello. Ecco fatto. Ho un'orrenda camicia adesso. Vediamo se la posso indossare. Vediamo un po', tra i modelli dovrebbero essere qua, giusto? Già. Camicia, indossa. Eleganzior. Mamma mia, questo Elfius, ragazzi. Il sindaco deve vestirsi bene. Pantalone beige, 480 soldi. Va bene. Me lo indosso, se devo essere elegante, meglio esserlo al 100%. Vediamo. Mamma mia, che capriolo che ho fatto. Bello, bello. Mi servono solo delle scarpe. Ma per le scarpe non ci ho fatto caso. C'è Shusha in questo gioco, da qualche parte. Penso di sì. Mai veduto. Mamma mia, posso essere un cocomero. Posso perdere questa opportunità di essere cocomero. Un cappello melone. Senti, vabbè, io ci ho messo tanto per essere una persona seria con la camicia, ma adesso invece mi sono ridicolizzato nuovamente. Occhiali da solio, montatura da sole. Vai, va bene. Ma ho le tasche piene, lo sapevo. Va bene. Anche da che filo la filosofia è la stessa, ragazzi. Spendere, spendere, spendere. In questo gioco bisogna spendere. È il gioco ufficiale del consumismo. C'è qualcuno che canta? Lo sapete che io non sopporto quelli che cantano, quindi. Mamma mia, sono cascato, ma com'è possibile? Sta cosa non succede in New Horizons, a meno che non ti metti a correre con qualcosa in mano. Ok, niente, c'è solo l'albero che fa schifo. Volete il mio parere? Ehi, papero, sei un mio cittadino? Non lo sapevo, ci sono solo delle farfalle terribili, quindi posso prendere... Oddio, un altro papero, sono caduto di nuovo!
Cos'è questa cosa che non so camminare, ragazzi, secondo voi? Cioè, mi sarò debilitato, sarò stanco? La lunga assenza, avrò dormito troppo? Oh, c'è Brunella! Perché è domenica? Questa è Nella. È Nella, la nonnarella. Prendiamoci qualche... se non scatta, cado. Vabbè, figuriamo. Vuoi imparare a camminare, per favore, amico? Perché cade così spesso, secondo voi? Scrivetemelo nei commenti, ragazzi, perché io non lo so. Mamma mia, quante erbacce, quante cose. Poi vorrei fare uno dei miei compiti da cittadino, anzi da sindaco, altro che cittadino. Ma ho sempre l'inventario pieno. Ehi, ciao piccolo. Sai, sono 60 anni che la domenica mattina vengo qui a vendere rape, forse anche di più. In effetti, non ricordo più da quanto tempo lo faccio. Non importa, ti interessano le rape, vieni pure alla vecchia Nella. Prima di parlare di affari, potrei raccontarti una cosa o due sulle rape, che ne dici, piccolo? Volentieri. Allora, cominciamo. La prima cosa che devi sapere è che queste rape sono, sì, commestibili, ma sono 30 anni ormai che non vanno più di moda, nessuno le mangia più. Al giorno d'oggi le rape sono una fonte di guadagno e la gente le usa per generare profitto. O profiterol. Ti ho incuriosito? E come? Io amo i soldi. Conosci il negozio di alpaca? Ricicla e ricrea? Lì potrai vendere le tue rape. Ma attenzione, il prezzo delle rape sale e scende ogni giorno. Se riesci a venderle a un prezzo più alto di quello al quale le hai comprate, ottieni un profitto. Ovviamente, se le vendi a un prezzo più basso, significa che hai perso delle stelline. Vuoi ascoltare ancora? Babboon! Quello che sto per dirti è molto importante, ascolta bene. Queste rape marciscono nel tempo di una settimana, non ci si può far nulla, una settimana soltanto. Inoltre le rape sono molto sensibili alle variazioni temporali, se cambi la data allora ti rovineranno. Quindi niente time travel, furbetti. Io vendo le rape di domenica. Se non vuoi che vadano tutte a male, devi venderle entro il sabato successivo, prima dell'orario di chiusura di ricicla e ricrea, altrimenti perderai tutte le rape. Devi stare molto attento se vuoi avere successo investendo nella borsa delle rape. Appena cominciate a parlare di rape, mi faccio trasportare e non la smetto più. Allora, oggi il prezzo è 105 ladra. Le vendo a mazzi di 10. Che ne dici, rapanello? No, grazie. Per il momento no. A parte che ho l'inventario pieno e che devo andare a posare qualcosa a casa mia che non mi ricordo manco dov'è. Ma poi 105 non credo che sia un buon prezzo. E quindi, ragazzi, questa è l'esperienza di Nella. Se non avete mai incontrata. Ma che carino, c'ho Amleto, come si chiama questo, se non sbaglio? Ah no, Evaristo, il criceto mai visto. Ma sei proprio tu, Elfius? Pensavo che ce l'avessi con me da quando sono qui. Non sei mai venuto a trovarmi. Sono arrivato circa un mese fa e tutti non facevano che ripetere. E ho già incontrato Elfius, finalmente risolvo il pensiero. E ad ogni modo, io sono Evaristo, piacere di conoscerti. Mi raccomando, non scomparire, eh? Babboon, questa è casa mia. Entriamo, posiamo un po' di roba negli armadi. E poi dopo, catturiamo qualche insetto. Oddio, c'ho gli scarafoni in casa. Ma stanno fermi. L'ho schiattato. E rimane fermo, non scappa come in New Horizons. Ma vuoi dirmi che ce ne sono altri e non li vedo? Non è che ce ne sono altri e non li vedo. Perché dovrebbe dirmi: oh, hai pulito casa, sei un drago. Si sono andati a nascondere nei mobili. Come funziona qua la storia? Eccolo, che schifo! Fermo, questo scappa! Mio Dio, che schifezza! Yes! Apro da oggi la mia impresa di disinfestazione. Evviva! Non ci sono più scarafaggi, ora va tutto molto meglio. Buono. In effetti mi sento già meglio. Mi mettono ansia quei cosi schifosi. Una trappola! Cioè, mi volevate fregare, eh? Ma ditemi voi a che cosa mi possono mai servire le trappole. Quell'insetto non ce l'ho. In sto gioco è difficilissimo prendere gli insetti, ragazzi, ve lo dico. Cioè, non so capace, quindi ci provo, ma... Guardate quel cretino di maiale! Stupido! Stupido maiale! Stupido maiale! Mi hai fatto scappare l'insetto! Broncio! Ma ti malconcio proprio, vacci piano, Elfius. È un pericolo pubblico quel retino, stai più attento. Snoink!
Vattene dalla mia città. Non sei gradito. Mi hai fatto scappare l'insetto. Era un insetto nuovo, non ce l'avevo. Era tipo una coccinella. Che cos'era? Boh, non lo so. Abbiamo un sacco di nuove donazioni. La coccinella! Oh, per miracolo! No! Sono negato, ragazzi, a prendere gli insetti in sto gioco. Non ci posso fare niente. Guardate, casco. Cioè, non so neanche camminare a piedi. Figurarsi poi prendere gli insetti col retino. Roba da gente in gamba, mica da Elfius senza piedi. Con i piedi storti. Vabbè. Salve, famigerato ladro. Benvenuto. Guarda chi c'è, Elfius, che piacere vederti. Sì, sì, i lavori di ristrutturazione sono stati completati. Bene, bene. C'è anche un cambiamento da poco, ma spero che ti piacerà. Bene. Ora di fare i conti. Quindi ho ampliato casa e non me ne sono neanche accorto? L'avevo già fatto? Non mi ricordo. La spesa per i lavori di ampliamento ammonta alla modica cifra di 90.000. 98.000 stelline. Berlusconi. Avevo letto Berlusconi, beh, quindi ho deciso di dirvelo così come il mio cervello l'ha pensato. Invece no, Bruscolini. Non devi mica pagare tutto in contanti. Versa pure le stelline allo Stella Mattello Ufficio Postale. Sì, ci metterò una vita, ti ringrazio sin d'ora. Ok, quindi l'ampliamento casa è fuori discussione. Ma qua che c'è? Ma questo è nuovo? Possibile? Che sia Florindo? Florindo! Fantastico, per tutti i pistilli, un nuovo cliente. Benvenuto, vendo fiori bellissimi qui, vendo fior di fiori. Offro anche germogli, attrezzi e molto altro. Prego, guardati pure attorno con comodo. Ma non c'ero mai entrato qua dentro, o sbaglio? Fiori, alberi e l'innaffiatoio per la prima volta. Lo vorrei. 500 stelline, lo compri? Vai. Bene, vediamo che altro vende, ma mi sembrano tutte frattaglie. Tulipano bianco. Ovviamente i fiori costano poco. È un po' presto per me per fare un giardino. Giglio bianco. Vabbè, non mi serve a nulla comprargli le cose nel negozio in questo momento. Però, raga, grande. Abbiamo ottenuto l'innaffiatoio. Prima, primissima volta che... prendiamo l'innaffiatoio che ci può essere utile per prenderci cura della nostra città. Anche se difficilmente mi metterò a curare i fiori. Vediamo com'è. Vediamo cosa fa. Ci proviamo proprio su dei fiori. Chissà se innaffio dei fiori secchi se si riprendono. Dovrebbe essere questa la logica. C'erano dei fiori secchi. Oh, la farfalla. Questa non ce l'ho. No, però forse questa ce l'ho. Questa è la tigre. Questa mi pare di averla già presa. Vediamo un po'. Farfalla tigre, ok. Ah, nuova. Ok. Oh, il museo e gli insetti sono quello che proprio sto curando di più. Perché parliamoci chiaro, ragazzi. Prendere gli insetti forse è la cosa più più divertente del gioco. Sì, col cavolo che la prendo quella coccinella. Però è pieno. Ce n'è un'altra qua. Dai che ce la fai, Elfius. Finalmente una coccinella. Evento memorabile, puoi dirlo forte. Mi è scappata solo 66 milioni di volte. Andiamo a pagare un po' di debito e ci avviciniamo alla costruzione di una nuova casa. Vorrei i nuovi negozi, ma benvenuto. Restituisci il prestito. Mamma mia, è brutta cosa. Tieni. Mamma mia, 93.000, tantissimo. Questi rumori così vintage mi fanno venire un po' di tristezza, ragazzi, devo essere onesto. Va bene, quindi direi che abbiamo fatto abbastanza. Mi volevo rendere conto di che cosa succedeva quando... abbandonavi l'isola per un po', ma così come in New Horizons, anche qui non è che succede granché. L'unica cosa che magari mi sento di dire è che c'è sicuramente qualcosa in più che non va con i fiori, anche se io non sono molto amante dei fiori, quindi non è che me ne freghi più di tanto. La cosa positiva è che abbiamo incontrato per la prima volta Nella, abbiamo incontrato per la prima volta Florindo, e abbiamo comprato il nostro primo innaffiatoio. Chissà se prima o poi riuscirò ad avere l'innaffiatoio d'oro.
mi sembra una cosa un po' difficile. Abbiamo portato un sacco di roba nel museo. Devo fare un po' più di acquisti al negozio per farlo ampliare, sicuramente. E insomma, poi la vita da cittadino, lo sapete ragazzi, sono un po' scarso. Avrei dovuto fare un po' questi compiti, però sono troppo lunghi. Rinnovo case, le conchiglie. Sì, prendere le conchiglie magari è una cosa che potevo fare, ma sinceramente anche in New Horizons non è che mi ha divertito poi tanto mai prendere le conchiglie. Quello che mi diverte di più sono le creature. E poi ragazzi, non c'è niente di meglio del multiplayer, lo sapete che è la mia cosa preferita. Quindi prossima volta andiamo a vedere questa cosa delle visite alle città, che è una cosa sicuramente interessante che potrebbe ampliare gli orizzonti, gli horizon di New Leaf. Per oggi mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale. E in particolare vi do appuntamento alla mia serie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mi raccomando. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un commento e un like a questo video se vi è piaciuto. E non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Simone, Conci, Paride, Francesca, Franci, Carlo, Lady e Miki. Ragazzi siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!